Allora, riprendiamo un po' la visione degli argomenti principali previsti per la giornata di oggi, però prima di fare questo vorrei aprire una breve parentesi per illustrarvi uno strumento informativo che io ritengo molto importante per voi e che è un portale regionale che prende il nome di Sistema Puglia. Non so se qualcuno di voi già... Benissimo, bravo, perfetto. È uno strumento veramente molto importante questo, perché lo vediamo subito. Vediamo un po' di analizzarlo in quelli che sono le varie parti e capire anche in che modo ci può tornare utile. Allora, come voi potete vedere, Sistema Puglia, il portale di Sistema Puglia è un portale, che si occupa, come leggete sotto al titolo, dello sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese. Quindi sicuramente è una fonte informativa importantissima, sia per chi già fa impresa, ma anche per chi ha intenzione di diventare imprenditore. Come potete vedere, è costituito da tutta una serie di sezioni dove, bene o male, vengono, diciamo, interessati tutti i campi più importanti. Per quanto riguarda la promozione del nostro territorio. Infatti trovate una sezione dedicata al lavoro, la sezione dedicata alla formazione professionale, quella all'energia, attività economiche e consumatori e insediamenti produttivi. E poi ancora sotto abbiamo dei link che riguardano diciamo, l'accesso al credito, dico quelli più importanti, e per voi, trasparenza degli atti, ma sicuramente la sezione del portale che deve sempre essere un punto di riferimento per voi, a parte il fatto che in questo portale ci si può registrare tranquillamente, come alcuni di voi già lo sono, e quindi poter accedere ad ulteriori informazioni più approfondite. Ma c'è anche un sistema di tickets, diciamo, di richieste di informazioni, infatti prende il nome di Sistema Puglia Risponde, e poi abbiamo qui sulla sinistra delle aree tematiche importanti. L'area sviluppo, quindi la struttura, normative e regolamenti, deliberazioni della giunta regionale, determinazioni dirigenziali, bandi e gare, comunicati stampa e rassegna stampa, ma soprattutto vedete bandi in corso, dove troviamo appunto gli attuali bandi aperti e gestiti dalla Regione Puglia o da soggetti incaricati dalla Regione Puglia, come il regime di aiuti titolo secondo per le imprese già esistenti, il titolo secondo, vedete qui turismo piccole imprese, il microcredito che riguarda tutte le imprese che sono nate da poco, l'internazionalizzazione, ecco oggi parlavamo di internazionalizzazione, andiamo ad aprire il link, vedete, e ci presenta il bando sull'internazionalizzazione che alcuni di voi già hanno avuto modo di scoprire. Poi, tornando un attimo nel portale principale, abbiamo il Nidi, di cui avete sentito parlare, però ci sono anche dei bandi che sono in fase di istruttoria, cioè sono quei bandi che si sono chiusi, ok? Per cui non si può più accedere a questi finanziamenti, però si trovano in una fase istruttoria, cioè sono ancora in itinere per quanto riguarda le valutazioni, le erogazioni e via dicendo, e trovate tutto l'elenco qui. E poi abbiamo i bandi chiusi, definitivamente chiusi, per cui diciamo tutte le procedure o la maggior parte delle procedure previste per ciascuno di essi sono state ormai portate a termine e che probabilmente ritroverete poi in futuro in quanto la regione magari deciderà di ripresentarli, come sicuramente sarà. Poi trovate una sezione scadenzario bandi, come vedete voi, sia per quanto riguarda i bandi per l'area sviluppo che per gli altri bandi, e poi tutta una serie di documenti, le varie sezioni, delle utility, la possibilità di vedere le newsletter precedenti, tenendo conto del fatto che registrandosi vi arriva settimanalmente, vi arrivano diverse newsletter, arrivano a seconda della scelta che voi, se non ricordo male, effettuate al momento della registrazione.
Quindi potete capire che è uno strumento validissimo. Questo è uno strumento che io consiglio a tutti, sia alle imprese già esistenti, sia a chi è intenzionato a diventare impresa, perché sicuramente è anche molto, diciamo, interattivo, perché ogni link di questi a sua volta, per esempio, se noi andiamo a vedere il bando, per esempio, Nidi, lo apriamo, apre molte volte un ulteriore portale di riferimento, dove è possibile poi andare a visitare tutta una serie di altri link da cui scaricare le schede informative, le schede tecniche, tutta documentazione solitamente in PDF. E in un certo senso, siccome questo portale è un portale che è stato creato dall'area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, sicuramente è un portale in cui è possibile trovare soddisfazione. O è possibile vedere soddisfatte molte esigenze informative da parte di imprese operanti nei più svariati settori. Tra l'altro, vedete centralmente le ultimissime, quindi praticamente un archivio che si aggiorna proprio in maniera molto veloce, a livello anche di in pochi minuti troviamo la nuova news. E in questa sezione ultimissime troviamo anche le informazioni inerenti agli incontri di formazione, i seminari, i workshop, i convegni che in tutta la regione vengono eventualmente programmati, non solo, ma tutte le info, le news più importanti vengono sempre in un certo senso anticipate in questa sezione relativa alle ultimissime. Poi trovate, vabbè, l'accesso all'area riservata, vedete il calendario qui, eventi del mese. Tutte le date segnate in rosso sono date di eventi. Quindi, ad esempio, oggi è 15. Se noi andiamo a cliccare, gli eventi di oggi sono, per esempio, a Bari, oggi e domani, c'è appunto il Dipartimento di Giurisprudenza di Bari, ha organizzato un seminario sulla giustizia sociale e lavoro dignitoso. Oppure a Verona, perché non riguarda solo info regionali, nemmeno farlo apposta, un China Workshop. Ne parlavamo prima, agricoltura, agroindustria e sicurezza alimentare. Quindi, se voi volete veramente essere attenti a cogliere ogni possibile opportunità che potrebbe trasformare il vostro futuro, beh, io vi consiglierei di andare a visitare questa agenda e vedere i vari appuntamenti che vengono previsti. Un'agenda che si aggiorna anche in tempo reale, vengono inserite tutte le informazioni e magari andare a trovare e i momenti di incontro, seminari, workshop, informazione, sparsi un po' per tutta la Puglia e non solo. Facciamo un'altra simulazione, ad esempio lunedì, cosa c'è? Vediamo un po'. Lunedì, beh, diciamo che andare fino in Mozambico sarebbe un po' troppo difficile a Maputo, però come vedete anche missione imprenditoriale in Mozambico. Quello che dicevamo prima, vedete? Presentazione. A Milano tutto lavoro, progetto lavoro per la ripresa, anche perché comunque molte volte se sono seminari o momenti di incontro che ritenete importanti per quelle che sono le vostre esigenze informative, comunque io vi invito ad andare ad aprirla la scheda, perché molte volte è possibile seguire l'evento in streaming, è possibile scaricare il materiale relativo, possibile ottenere ulteriori informazioni o materiale relativo a quell'incontro, a quel convegno, registrandosi a portali particolari. Cioè vi si aprono delle opportunità che magari nemmeno immaginate. Ok? Poi qui sulla destra abbiamo tutta una serie di finestre che sono di banner quasi, e sono dei veri e propri link ad altri ulteriori portali importanti regionali come i cluster tecnologici regionali, le RSI, Smart Puglia, SMAU, la programmazione 2007-2013. Ovviamente, ecco, una cosa importante da dire è che purtroppo ogni agenda strutturale europea, no, prevede l'allocazione delle varie risorse, come dicevamo prima, nelle varie aree europee. Ogni regione poi a sua volta li deve fare proprie e programmarle in un suo piano di sviluppo, quello che viene definito il PSR Puglia, per esempio, piano di sviluppo regionale. Allora, finché viene elaborato e tutto quanto organizzato, eccetera, eccetera, diciamo che i primi bandi
che mettono a disposizione le prime misure che aprono, con le quali si aprono le prime misure di intervento dell'agenda strutturale europea, solitamente partono un anno dopo l'inizio dell'agenda stessa. Però chi veramente è imprenditore attento o futuro neo imprenditore attento alle opportunità da cogliere, se li va, si va, va già a studiarsi la programmazione dell'agenda strutturale. Quindi il PSR ancora non è stato pubblicato, è in fase di pubblicazione ufficiale, però comunque chi come me, come tanti che operano nel settore, ma anche molte imprese, sanno già come sarà strutturato il nuovo PSR, quali saranno le linee di intervento guida. Il bando startup era un bando, eccolo, sì, il bando startup è un bando proprio per le startup che è stato aperto e che si è chiuso, ma che quasi sicuramente si riaprirà. Quindi, come ad esempio il bando TIC, praticamente relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che ti dà la possibilità di ottenere dei finanziamenti, dà la possibilità di ottenere finanziamenti per coloro i quali operano nel settore proprio dell'ICT, oppure per le imprese innovative. Vedete, ancora in istruttoria, come vedete, il bando inerente le imprese innovative operative. Questo bando è stato aperto per 2 anni circa. Aveva 2 direzioni diverse: finanziamenti per le nuove imprese innovative. Quindi per chi intendeva creare impresa innovativa, e possiamo scrivere già un trattato sul concetto di innovazione, sappiamo che cosa vuol dire innovazione, adesso non avrete più bisogno di andare a capire qual è la finalità. Quando sentite parlare di innovazione significa o tecnologica o innovazione nelle strategie economiche, di mercato da adottare e via dicendo. Oppure per imprese innovative già operative sul territorio e via dicendo. Quindi, questo è un consiglio che vi do, seguitelo questo portale, non vi dico di tenerlo come home page il vostro computer, perché magari può essere troppo che vi chiedo, però tenetelo presente perché è veramente valido, è un ottimo strumento di conoscenza. Questo proprio perché rientra nel discorso che fare... diciamo, svolgere attività di imprenditore significa conoscere, informarsi, implementarsi, ovviamente prendendo in considerazione la serietà delle fonti, ok? E poi qui al centro vedete le notizie in primo piano: Puglia, unica regione d'Italia al Salone Internazionale del Mobile, oppure Passepartout Smart Puglia, approvati i criteri ammissibilità, rendicontazione e radiomodulistica. Avete le notizie più importanti del periodo. Ritorno al futuro, ecco l'ultimo scorrimento della graduatoria. Un altro bando molto importante è stato quello del Back to the Future, cioè il ritorno al futuro. Progetti altamente innovativi che sono stati finanziati in maniera anche considerevole dalla regione. Ok? Bando commercio è un bando che si è aperto, si è chiuso, non vi dico la storia di questo bando commercio. E poi qui abbiamo tutta una serie di ulteriori link, di ulteriori banner al link importanti, tra cui trovate l'ARTI, che è il nostro finanziatore. L'agenzia artigianale, l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione. Se vuoi, ecco, giusto per chiudere, andiamo a vedere l'Arti Puglia, sicuramente troveremo qualcosa sui laboratori del basso. Va bene? Vabbè, non vuole caricarsi. Quindi, questo io ripeto, vi consiglio di registrarvi innanzitutto. Poi è possibile seguirla anche attraverso Facebook, Twitter, e via dicendo. LinkedIn è un altro social network importante da un punto di vista professionale, dove diciamo è un vero e proprio social network professionale. Ah, ecco. È cambiato il link di Arti. Vabbè. Ok? Quindi questo
come diciamo piccola parentesi, come ulteriore strumento informativo. Mentre tornando al lavoro odierno, come dicevamo prima, andiamo un attimino a riprendere il discorso dei giorni dei pomeriggi precedenti e vediamo un attimo di capire bene quali sono le diverse tipologie di impresa, giusto per capire in che ambito un'impresa che ha determinate dimensioni, che ha un determinato livello di fatturato, che ha un determinato numero di risorse, in che modo viene collocato all'interno di una classificazione che può essere di diverso tipo. Innanzitutto, per parlare di tipologie di impresa, noi abbiamo queste quattro distinzioni. Possiamo parlare delle grandi imprese o delle piccole imprese, come macro e distinzioni, la grande impresa o la piccola impresa, l'impresa distrettuale o l'impresa di servizi. Andremo a vedere più nel dettaglio. Allora, dimensione dell'impresa. Come vedete, innanzitutto si parte da un'analisi di quelli che sono gli aspetti quantitativi e qualitativi inerenti l'azienda, inerenti l'impresa, che tengono conto delle dimensioni, della produzione, dell'organizzazione, dei poteri di mercato e del potere finanziario. Come interpretare questa tabella? Allora, come vedete, qui vengono indicate diverse tipologie di impresa. Impresa artigianale. Badate bene che l'impresa artigianale non è quell'impresa, la classica impresa artigiana che noi intendiamo, ma impresa artigianale può anche essere un'impresa di elaborazione grafica 3D. Cioè, l'impresa artigianale è quell'impresa che attraverso il lavoro svolto direttamente dall'uomo crea un manufatto che può essere virtuale o materiale, ok? Di solito. Poi abbiamo la piccola impresa, la medio e piccola impresa, la medio grande a seconda, come dicevamo prima, del numero dei dipendenti, del fatturato e via dicendo. Per esempio, l'impresa artigianale rientra, come vedete, a livello di produzione nella modalità puramente artigiana, non industriale, no? Quindi si serve degli strumenti più semplici, tra virgolette, ovviamente intendiamo questo semplici, per poter produrre. Solitamente è un'impresa scarsamente strutturata, solitamente non ha grossi poteri di mercato e non ha un grosso potere finanziario. Ovviamente qui parliamo di poteri forti a livello di aggredire il mercato, a livello di acquisire una posizione dominante nell'ambito finanziario del mercato, nel mercato a livello finanziario. Quando l'impresa è piccola, quindi piccola impresa significa ha un numero di risorse utilizzate fino a... Esatto. Già stiamo parlando quasi sempre di una modalità di produzione industriale. Ci sono imprese artigiane anche che hanno ovviamente dimensioni notevoli, però in un rapporto costi-produzione, diciamo che siamo più sull'industrialità della struttura aziendale che non su quella artigiana. Anche la piccola azienda, come vedete, la piccola impresa spesso è scarsamente strutturata, spesso non ha mercato, potere di mercato e non ha potere finanziario. La modalità industriale già la incontriamo sicuramente nella medio-piccola impresa, cioè media impresa è quella che arriva fino a 250 dipendenti e ha un fatturato già che comincia a essere notevole. Quindi per medio-piccola noi stiamo nel range tra i 50 e i 100-150, ok? Però già abbiamo una modalità industriale, dove industriale ovviamente non lo dobbiamo intendere nel senso strettamente tecnico di industrialità, cioè industriale nel senso ha delle procedure standardizzate già in un certo spessore, ha un sistema di gestione aziendale ben implementato, spesso già parliamo di aziende certificate magari ISO, ok, o altre certificazioni simili.
Solitamente la medio piccola impresa già è un'impresa ben strutturata. E voi avete capito ieri che cosa intendiamo per ben strutturato, cioè un'impresa che sa, che organizza bene le proprie risorse, i propri 5 fattori, le 5M, no? Comincia ad avere potere di mercato, su, inteso come mercato globale in quel senso, del suo settore, che è scarso, ma quello scarso lo dovete intendere in relazione all'elevato delle grandi imprese. Comincia a farsi sentire sul mercato, va bene? Certo, non inciderà in maniera notevole, però è presente sicuramente, dice la sua. E comincia pure ad avere un buon potere finanziario. La medio-grande impresa già a livello di produzione si trova pienamente a seguire una modalità industriale nella sua produzione o erogazione di servizi, vale la stessa cosa. Deve necessariamente essere ben strutturata, ha un potere di mercato sì che possiamo definire scarso, ma siamo quasi al limite dell'elevato già, cioè ha una posizione, non dico di rilievo, ma ha una posizione importante. Ovviamente il potere finanziario comincia a contare. La grande impresa, che ovviamente ha oltre i 250 dipendenti, ovviamente non può che funzionare con una modalità industriale, deve necessariamente essere molto ben strutturata e comincia ad avere un potere di mercato importante, perché per poter sostenere più di 250 dipendenti devi essere importante sul mercato, devi essere importante. E comincia ad avere un ottimo, diciamo, anche potere finanziario. Questa è un'interpretazione non puramente teorica, ma nello scenario competitivo, ok? Quindi, con i limiti delle classificazioni quantitative, lo spartiacque tra le imprese è convenzionalmente ricollegato a che cosa? A questo. Per dirvi, e qui torniamo invece a livello quantitativo. Quello che dicevamo prima. L'impresa artigiana solitamente è un'impresa è una microimpresa, fino a 10 dipendenti. E non conta la definizione di fatturato, di capitale investito, ok? L'impresa artigiana si caratterizza proprio per quelle particolari, per quei particolari aspetti che essa possiede. La piccola impresa ha fino a 50 dipendenti, ok? Ha un fatturato previsto dall'Unione Europea fino a 5 milioni di euro, quindi può anche accadere che un'impresa abbia, per esempio, un fatturato di 10 milioni di euro, ma abbia 20-30 dipendenti. In questo caso, noi comunque la collegheremo più nell'ambito della media impresa, poi bisognerà anche vedere quanto capitale investito, è una relazione tra questi fattori che si crea, però solitamente si definisce piccola impresa quella che ha un numero di dipendenti fino a 50, un fatturato fino a 5 milioni di euro, un ammontare di capitale investito fino a 2 milioni di euro e ha un numero di dipendenti da 11 a 100. Vedete? Noi abbiamo detto la media impresa oltre da 100 a 250, no? Qui però stiamo rientrando sempre in relazione a quello che abbiamo detto prima, in una classificazione poi a sua volta tra medio piccola e medio grande, ok? A livello di dipendenti, io parlo di Istat, di dati statistici di rilievi, cioè praticamente togliendo l'ultima colonna, la definizione tipo è quella rappresentata dalle prime due, anche tre colonne, ok? La terza colonna serve per proprio individuare bene se abbiamo meno di 50 ma abbiamo maggior fatturato, come io posso considerare quell'azienda? Beh, se ha un patrimonio di investimento fino a 2 milioni, comunque è una piccola impresa. Se però ha un patrimonio il cui valore supera i 10 milioni di euro, è una media impresa. Secondo l'Istat, invece, le cose un pochettino cambiano, no? Vedete? Perché l'Istat tiene conto di quelli, diciamo, di quelli che sono altri fattori relativi ai dati censiti solitamente dall'Istat. La grande impresa ha oltre i 250 dipendenti, produce oltre 20 milioni di euro di fatturato annuo e ha un capitale investito di oltre 10 milioni di euro.
Per l'Istat, solitamente, le grandi imprese sono quelle che hanno oltre 500 dipendenti, nell'ambito dei dati censiti. Però c'è da tenere presente una cosa: il capitale investito risente sempre del tipo di lavorazione, quindi si parla di capital intensive o labor intensive, ok? Cioè, che significa? Che il capitale investito è in stretta relazione con quello che è il tipo di produzione, per cui un'azienda, noi la potremmo definire capital intensive, dove il capitale è più importante della produzione per la sua collocazione nel mercato. Invece quelle labor intensive è quella dove la produzione la identifica meglio. E anche in base alle scelte, soprattutto in base alle scelte sugli impianti, per la scelta relativa agli impianti, dove gli impianti riguardano ovviamente, e questo per la valutazione del capitale investito, gli acquisti, quindi gli investimenti intesi come acquisti, ma anche intesi come leasing, perché come voi sapete il leasing è una forma, è una sorta di prestito di denaro, cioè nel senso, se io compro questo PC in leasing, in realtà non lo sto acquistando io, ma lo sta acquistando la società che mi sta prestando il denaro per acquistarlo, è sua, è di quella società la proprietà di questo PC, fino a quando io non avrò pagato tutti i ratei, e quindi con l'ultima rata acquisire il diritto di proprietà. Il numero degli addetti solitamente risente anche dal tipo di lavorazione. Probabilmente un'azienda artigiana manifatturiera richiede, per avere determinati target di obiettivi di fatturato, richiede più dipendenti rispetto ad un'azienda artigiana che si occupa di grafica 3D, che magari ha bisogno ovviamente di meno risorse umane, ma che ha bisogno di un maggior quantitativo, ha bisogno di una ottimale, diciamo, totalità di risorse in macchinari, in attrezzatura. Poi, il fatturato risente del grado di integrazione e risente del grado del valore dei beni prodotti. Quindi, quando noi andiamo ad analizzare il fatturato delle aziende, no? Dobbiamo dire che il fatturato dipende molto dalla sua capacità di interagire con il mercato, ok? Quindi di integrarsi con il mercato, e soprattutto il fatturato dipende anche molto dal valore che ha il bene prodotto. Ancora, il valore aggiunto, che teoricamente è importante, è difficile da calcolare, ok? Quindi può dare, diciamo, delle forme di ambiguità, soprattutto ci può dare delle stime, ci può fornire delle stime ingannevoli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire praticamente che nel momento stesso in cui io produco un qualcosa e lo immetto sul mercato, comunque la mia azienda produce occhiali. Allora, qual è il valore aggiunto degli occhiali che io produco? Sono i classici occhiali che trovo sul mercato, che producono tutti i miei competitor? O i miei occhiali sono particolari perché sono dotati di luci a LED che la sera mi fanno riconoscere? Ok? In quel caso non avrei sicuramente un valore aggiunto sul mercato, però per estremizzare l'esempio, in quel caso supponiamo che il mio tipo di prodotto penetra il mercato in maniera notevole, cioè attecchisce, trova una larga soddisfazione di domanda da parte dei clienti, appunto, di occhiali illuminanti, ok? Ha un valore intrinseco che praticamente rappresenta un valore aggiunto. Quindi può essere che io, producendo 100 occhiali di quel tipo, possa fatturare quanto fattura un'azienda che produce 1000 occhiali di classici. Allora, vedete, io praticamente ho prodotto, magari ho sostenuto dei costi differenti, ok? Io magari, a parità di fatturato, la mia azienda produce 100 unità,
100 manufatti, quell'altra ne produce 1000. Capite bene come possono cambiare i costi, quindi come ci siano altre variabili che in un certo senso, e questo è il fine di questa descrizione che ho inserito sotto, questo ci fa capire come il confine tra le diverse tipologie di impresa è molto flessibile dal punto di vista quantitativo, ok? Dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista delle caratteristiche di prodotto nel mercato. Quindi se da un lato noi solitamente per partito preso, perché è l'Unione Europea che l'ha scritto, l'ha inciso in uno dei suoi regolamenti, in Europa definiamo piccola, media e grande impresa quelle che, boom, primi due colonne più terza colonna, in realtà l'Istat tiene conto di quest'altro, di questi altri aspetti e ci fa capire, tant'è vero, molte volte capita, se voi vi prendete la briga di andare a verificare i dati delle aziende secondo l'Istat e li paragonate a quella che è la classificazione delle aziende, non troverete un certo riscontro, proprio perché un conto è la teoria, un conto poi è la pratica che in realtà tiene conto di, a sua volta, di tutte queste variabili ulteriori, il valore aggiunto del prodotto, la differenza dei costi nella produzione e quant'altro. Quegli aspetti che abbiamo letto sotto. La grande impresa. Che cosa caratterizza la grande impresa? Il paradigma, questo è importante anche qualora noi un domani dovessimo magari far parte di una grande impresa come risorsa. Qual è il paradigma fondamentale, l'asset principale della grande impresa moderna? Il controllo è nelle mani della direzione, che ha un suo consiglio di amministrazione e un suo management. Il potere decisionale reale è quello dei dirigenti interni che lavorano a tempo pieno nell'impresa e legano all'impresa la loro carriera. Il management si auto-perpetua reclutando, addestrando e promuovendo i propri successori attraverso un procedimento che prende il nome di cooptazione, cioè è proprio un procedimento che porta all'individuazione, alla formazione e quindi alla promozione dei propri successori. Tant'è vero che nelle grandi aziende, voi potete vedere anche leggendo quotidiani normalmente, senza andare a prendere quotidiani o portali tecnici, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, tutte le grandi aziende, il management delle grandi aziende è sempre costituito da manager che solitamente non stanno tantissimo tempo, no? E purtroppo loro hanno dei compensi sicuramente altissimi, ok? Però dalla loro non hanno la sicurezza della continuità in quell'azienda, come gli allenatori nel calcio, dicevamo l'altro giorno, esatto, come gli allenatori, nel momento stesso in cui l'allenatore non è più in grado di far sì che la sua squadra, no, rimanga ai vertici per un motivo X, è sempre il primo che paga alla fine, anche se sono i giocatori che magari sono diventati, sono scadenti o non stanno dando il massimo delle prestazioni. Beh, vale la stessa cosa. Non solo, ma il cambio dell'allenatore può essere anche un input di nuovi stimoli per la componente risorsa umana e quindi molte volte è il capro espiatorio che va sacrificato, però viene sacrificato bene, la verità, nella stragrande maggioranza dei casi. Cioè si sacrificano tranquillamente i grandi manager, non c'è problema, basta vedere le loro buone uscite. Quindi, poi ancora, nella grande impresa, l'impresa punta all'indipendenza finanziaria anche attraverso la creazione di fondi interni. Le grandi imprese proprio addirittura si autofinanziano, hanno bisogno di credito, riescono a creare delle linee interne di credito o comunque di gestione del credito, ok? Basta vedere per esempio le grandi compagnie assicurative, no? Oggi che stanno sempre più uno assorbe l'altro, eccetera, eccetera. Compagnia assicurativa svolge la sua attività, eccetera, eccetera, però al suo interno c'ha le linee di credito, c'ha praticamente le grandi imprese diventano delle vere e proprie holding, le holding, cioè una rete
di tante altre realtà strettamente collegate ad essa, e ognuna delle quali si occupa di determinati settori, quali il settore degli investimenti, o meglio, il settore finanziario. Poi ancora, la grande impresa punta all'autonomia decisionale rispetto ai vincoli esterni, qualificandosi con un proprio progetto e confrontandosi con l'ambiente. Beh, questo me lo dovete interpretare voi. Secondo voi che significa questo? L'impresa punta all'autonomia decisionale. Rispetto a che cosa? Ai vincoli esterni e si qualifica con un suo progetto e spesso anche si confronta con l'ambiente, dove per ambiente ovviamente non ambiente a livello ecologico, l'ambiente che lo circonda. Che vuol dire? Fate riferimento alle grosse aziende, no? Magari c'è autonomia decisionale, nel senso che magari prende delle decisioni in base a quello che decidono sempre, cioè quelli che si trovano nel consiglio di amministrazione, rispetto alle direttive che magari vengono imposte per le grandi aziende. Non vengono magari, Più o meno ti si stai comportano in avvicinando. maniera. Ma i vincoli esterni può essere anche interpretato come mercato? Certo, deve essere interpretato come mercato fondamentalmente, ma anche da altri fattori, che può essere la tutela ambientale nello senso stretto delle politiche del lavoro. Forse all'inizio si preoccupa più della concorrenza, mentre dopo è lui a creare concorrenza, cioè mette qualcosa di nuovo di cui le persone avranno bisogno. Vi state avvicinando. Allora, mercato competitivo. Sapete che significa mercato competitivo? Il mercato con tutti i competitors, tutti i vari concorrenti. La grande impresa solitamente è quella che occupa un posizionamento strategico, competitivo altissimo. Quindi nell'ambito, supponiamo, una sorta di insieme, no? Di aziende di un settore, collocate in maniera piramidale a seconda della loro importanza, non a seconda delle loro dimensioni, a seconda dell'importanza sul mercato, perché un'azienda può accadere anche che un'azienda non sia una grande impresa, ma che abbia, in virtù di quella tabella che abbiamo visto, che sia una impresa medio grande o addirittura pure medio piccola, che però per quello che fa riesce a acquisire posizioni di rilievo nel Riesce a mercato. competere con le grandi imprese. Riesce a competere alle grandi. La grande impresa mira ad ottenere il massimo vantaggio competitivo, il massimo posizionamento, il posizionamento più elevato a livello strategico, non del competitivo. E quindi tende a che cosa? Ad un'autonomia decisionale, cioè io regno sul mercato, ok? O comunque sono uno di quei pochi che determinano le linee, che determinano il mercato, va bene? E quindi prendo le mie decisioni fregandomene altamente di quello che le altre imprese, per esempio, cercano di porre su quel mercato stesso. No, Cioè, oh, di quello che in cerca. maniera autonoma, io occupo una posizione di autonomia decisionale sul mercato. Sono io che faccio il mercato. O che sono io che dirigo il mercato. Ieri abbiamo fatto un esempio molto semplice nel settore degli smartphone. Chi determina il mercato? Samsung e la Apple. Prima era Apple, adesso sono in due, Samsung Apple e Samsung. sta avvicinando. Cioè, autonomia decisionale, addirittura si prendono il lusso di essere loro, di diventare loro proprietari del sistema Android, no? Quindi per quanto riguarda Samsung, di acquisire la proprietà, un po' come anche ha fatto Windows e come sta facendo oggi Google. Ok? Un po' come ha fatto nel campo della cinematografia la Walt Disney, che ha acquisito anche la Marvel dei supereroi, no? Acquisisco addirittura un posizionamento strategico tale per cui prendo delle tali decisioni che influenzano il mercato. Le mie decisioni determineranno il mercato, l'andamento del mercato, qualificandosi con un proprio progetto. Quindi io applico il mio progetto che andrà a condizionare il mercato, confrontandosi ovviamente con l'ambiente esterno, no? Ok, quindi la grande impresa è sempre un'impresa di dominio.
La grande impresa tende, ovviamente, in maniera anche egoistica, al monopolio del mercato o comunque a un oligopolio, come nel caso della telefonia, no? Cioè, pochi soli o pochi che determiniamo, così anche come il settore, ad esempio, petrolifero, no? Con le grandi compagnie petrolifere che determinano quello che accade se noi guardiamo anche a casa nostra, a livello di nazione, di Stato, quello che accade, ma anche non solo, alle compagnie assicurative, la Unipol che sta assorbendo tante altre compagnie ha acquisito, ultimamente ha acquisito ovviamente tutto Saifondiaria che a sua volta aveva acquisito Milano, arriva il garante appunto della competitività, non mi ricordo il termine, il quale dice no, tu Unipol devi cedere un ramo perché hai acquisito una posizione monopolistica nel mercato, così come accade con le banche, no? Quindi è chiaro che la grande impresa è quella che ha continuamente fame, ma è normale perché cresce in dimensioni e devi, in un certo senso, come dire, devi divorare gli avversari in maniera, ovviamente, intesa in senso positivo, in senso imprenditoriale. Deve avere quindi un controllo, tipologie di controllo proprietario. Allora, ogni impresa, in relazione alle caratteristiche della proprietà, si distingue in impresa a controllo proprietario forte e impresa a controllo proprietario debole. Questo riguarda la grande impresa, ovviamente. Allora, il capitale nell'impresa a controllo proprietario forte, che cosa accade? Che il capitale di comando svolge il ruolo imprenditoriale, è il capitale che porta avanti l'impresa praticamente, spesso anche per spinte sociali, di autoaffermazione o di obiettivi morali. Il capitale controllato è assimilabile ad un vero e proprio finanziatore. Ok? Poi ve lo leggete più, questo giusto per capire controllo proprietario forte o debole. Nell'impresa invece a controllo proprietario debole c'è una polverizzazione del capitale, cioè il capitale dell'impresa viene polverizzato e viene in un certo senso distribuito attraverso un certo numero di cluster, vi sto utilizzando cluster che rientrano sempre nella holding principale. E questo ovviamente, questa polverizzazione, non consente la formazione di una volontà maggioritaria e non consente quindi delle funzioni di iniziativa, decisione e controllo che in realtà vengono trasferite al management. Ora, è chiaro che tra le imprese a controllo proprietario forte e le imprese a controllo proprietario debole, ovviamente quelle che si affermano maggiormente sul mercato della grande impresa e se sono sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, quelle a controllo proprietario forte, no? È normale. Poi a livello di controllo proprietario debole ci parla anche del perché un controllo proprietario debole, la slides, cioè la proprietà è frazionata senza azionisti di riferimento, la proprietà è frazionata con presenza di investitori istituzionali e via dicendo. Ma senza andare troppo nel dettaglio, l'importante è capire quella differenza. Ovviamente la grande impresa presenta dei punti di forza, ma solitamente anche dei punti di debolezza. I punti di forza quali sono? Possibilità di conseguire delle economie di scala. Sapete che significa economia di scala? Allora, per economia di scala si intende risparmi. Abbattimento di costi, risparmio. Quindi delle plusvalenze che solitamente vengono reinvestite all'interno della. Perché? Perché è facile capirlo, perché se io sono una grande impresa, nell'ambito della mia filiera di produzione, io non ho bisogno di nessun altro soggetto esterno. Sono in grado di iniziare a ideare la produzione, o meglio, partire dalla ricerca, svilupparla, individuare l'opportunità di nuovo prodotto o di nuovo servizio da erogare, lo sviluppo con i miei, cioè lo produco. Lo immetto sul mercato, controllo le vendite, controllo i ricavi, lo faccio tutto attraverso strumenti che sono miei, non faccio riferimento a terzi soggetti esterni. E quindi probabilmente in questo modo riesco ad abbattere dei costi, va bene? Riesco ad abbattere dei costi che sono molto, molto importanti. Riesco a realizzare quelle che vengono appunto definite delle economie di scala.
La grande impresa, tra l'altro, presenta anche dei vantaggi di costo nella gestione integrata di attività, come la ricerca e sviluppo, l'amministrazione o i sistemi informativi. Poi ancora, la possibilità di aumentare anche il grado di specializzazione di personale e di impianti. Ok? Li forma, li fa crescere all'interno della sua struttura. Vedete, che ne so, delle multinazionali energetiche, l'Enel, per esempio, ok? È in grado di ridurre i rischi e l'incertezza nelle transazioni di mercato. Transazioni di mercato, cioè praticamente non deve, cioè è poco vincolata allo scambio con gli altri soggetti, le altre imprese facenti parte del mercato. Cioè è in grado di creare dei mercati interni. Non ha bisogno di guardare all'esterno, fa tutto in casa propria. Allora, sin dalla fine degli anni 70, questo modello organizzativo integrato, centralizzato ed integrato, ha iniziato però ad andare in crisi. Perché? Perché sono emersi dei limiti di rigidità e di lentezza dovuta al fatto che era un elefante veramente grande, che l'azienda spesso diventa un elefante grande. Perché non sempre fare tutto in casa propria, sì, magari ti può permettere una riduzione dei costi, però molte volte può anche determinare un rallentamento, una perdita di tempo, e voi sapete quanto il tempo sia anche una risorsa, ok? Invece, la piccola impresa, quali sono le caratteristiche? Limitatezza delle risorse economiche per gli investimenti produttivi e commerciali, con una certa tendenza a subire in modo passivo l'inefficienza del sistema molte volte, cioè non è in grado di far fronte alle criticità del sistema perché non ha risorse economiche sufficienti. Come vedete, la piccola impresa è anche solitamente un'impresa semplice, poco strutturata e ha meccanismi organizzativi piuttosto primordiali, no? Come ruoli, responsabilità, flussi informativi e procedurali, semplicemente perché magari non dispone di tante risorse umane, per esempio, ok? E quindi bisogna fare tante cose in poche persone. Allora, nella piccola impresa spesso la proprietà coincide con il management, quello che vi dicevo prima, no? E fino a quando la proprietà coinciderà con il management è difficile che una piccola impresa possa diventare medio-grande. Ok? Quello che dicevo prima l'altro giorno, arriva a un certo punto che ti devi convincere che tu non sei in grado, il patriarca dell'azienda non sei in grado di gestirla tu. Devi un po', come dire, distribuire i poteri anche a persone competenti che ti devono affiancare. Spesso con una forte, infatti, rilevanza dell'intera famiglia imprenditoriale. Nella piccola impresa c'è anche una certa tendenza verso le strategie di focalizzazione, che significa, in questi casi, in questa situazione, i casi di successo sono soprattutto dove la competizione sui prezzi non è forte. I volumi di scambio sono limitati e il prodotto è personalizzato. Cioè, la piccola impresa solitamente focalizza pochi obiettivi e ne tralascia altri che in realtà sono importanti, proprio in virtù delle sue piccole dimensioni. Poi ancora, c'è un'elevata flessibilità in relazione a bassi costi fissi di struttura e a modi di lavoro flessibile, quindi c'è scarsa flessibilità, un'elevata flessibilità in rapporto ai costi fissi che sono bassi della struttura e a modi di lavorare piuttosto flessibili. Che significa? Che è troppo legata alle oscillazioni che al suo interno si vengono a creare sull'andamento, sul trend rispetto al trend che dovrebbe essere di crescita dell'azienda, perché non è in grado di poter gestire meglio, in maniera più organizzata, le modalità di lavoro,
e quindi le modalità di lavoro sono piuttosto flessibili e non è in grado neanche di riuscire a ridurre quanto più possibile i costi fissi. Questo significa, ok? Poi ancora, la piccola impresa opera in un contesto culturale e sociale molte volte conservativo, perché ha paura la piccola impresa anche tante volte di rischiare, no? Anche sul piano di apertura della proprietà, che ne limita il potenziale di sviluppo. Tante volte io sono una piccola impresa, ho un'idea, voglio cogliere un'opportunità, voglio lanciare sul mercato un prodotto, un nuovo servizio, ho bisogno di effettuare degli investimenti, ma per far questo devo aumentare il patrimonio aziendale. Allora, che faccio? Risorse non ne ho. Credito non ne ottengo, forse l'unico modo sarebbe quello di aprire la mia proprietà e fare entrare, acquisire un nuovo socio di capitali, un nuovo socio che mi permetta di avere energie nuove anche da un punto di vista economico e quindi permettere all'azienda in questo modo di compiere quel passo ulteriore. Però non lo faccio perché magari sono legato a che cosa? A quella forte rilevanza della famiglia, quella forte patriarcalità dell'impresa, cioè non sono proprio propenso né ad accettare esterni né tantomeno a dare parte del potere decisionale ad altri, o come management o come proprio accettare il nuovo socio come colui il quale alla fine con il quale dovrò condividere le mie scelte. C'è proprio una forma mentis, no? Poi, altro aspetto, l'industrial district, il distretto industriale. Quindi, sulla base dei casi delle aree, per esempio in Inghilterra di Sheffield e Lancashire, Marshall, che è stato un economista molto importante per quanto riguarda l'economia, un economista inglese, segnalava un'alternativa al modello industriale della grande impresa e diceva che poi è quello che si sta attuando, per esempio, qui da noi con il distretto aerospaziale, no? Tante aziende piccole che si mettono insieme, fanno sistema, fanno rete per creare un distretto industriale di un certo tipo, no? Marshall diceva questo, che i vantaggi della produzione su larga scala possono essere conseguiti anche raggruppando nello stesso distretto un numero di imprese di dimensioni modeste. Quindi, se non esiste la grande impresa, però le risorse ci sono. Ci sono le opportunità di crescita a livello proprio industriale, perché non creare sistema tra le imprese? Marshall praticamente ha anticipato il sistema delle reti di impresa. Il distretto industriale, come evidenzia Becattini, che è un economista nostro, è un'entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva in un'area territoriale circoscritta, determinata ovviamente anche da un punto di vista storico di una comunità di persone, di una popolazione di imprese industriali. Praticamente come sta accadendo con il distretto aerospaziale nostro, no? Il distretto settore aeronautico, tante piccole aziende che producevano diciamo di meccanica aeronautica, di prodotto proprio aziende meccaniche, alla fine si sono messe insieme per poter offrire una filiera produttiva più completa e quindi trovare commesse più grosse a cui far da soddisfare da parte di anche multinazionali del settore. Ok? Quindi, e questo il distretto industriale non è altro se non uno strumento, un mezzo attraverso il quale è possibile anche uscire dalla crisi in cui si trovano le nostre aziende. L'unione fa la forza, non c'è niente da fare in qualsiasi campo, soprattutto in quello anche imprenditoriale. Poi qui trovate nelle slide, se non ci soffermiamo, altri sistemi locali di lavoro, il decreto Guarino, il quale dava alcune prevalenze. Ecco, arriviamo addirittura a quello che ha previsto poi la legge Bersani, secondo la quale sono sistemi produttivi locali, contesti produttivi omogenei con un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente piccole e medie imprese con una peculiare organizzazione interna. I distretti industriali, invece, ha definito legge Bersani, sono quei sistemi produttivi locali caratterizzati da un'alta concentrazione di imprese industriali e dalla la loro specializzazione produttiva. Ecco il motivo per cui si è creato, no, qui il distretto aerospaziale, per esempio.
Quindi su questa base le regioni provvedono a individuare sistemi produttivi locali e via dicendo. Poi trovate anche, non ci soffermiamo perché ripeto, sono già delle ulteriori precisazioni che poi chi ha interesse può andare ovviamente ad approfondire. Importanti sono anche i comitati di indirizzo e di coordinamento, i COICO, che sono degli organismi consultivi che hanno compiti di programmazione, indirizzo e controllo delle politiche distrettuali. Quindi è possibile creare anche comitati di questo tipo. Punti di forza tradizionali delle economie statiche, agglomerazione e specializzazione. Allora, questo vedete bene, questo è importante. Le imprese che operano all'interno del distretto cosa fanno? Ottengono effetti di sinergia, cioè di esternalità, legati a che cosa? Cioè, in pratica, all'interno di un distretto industriale, le imprese che operano, perché hanno delle sinergie con l'esterno? Perché riescono comunque a avere un ottimo mercato? Perché sono in grado di scomporre il processo produttivo in tante fasi, ciascuna delle quali magari portata avanti da una delle imprese componenti il distretto, in modo tale da creare un'unica filiera produttiva. Contano su un mercato del lavoro con elevate professionalità e specializzazioni, perché in quel distretto ci sono, da un punto di vista del know-how, delle figure tecniche professionali elevate. E poi favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività sussidiarie, soprattutto la produzione di macchinari che serviranno al distretto o che potranno oppure favorire sviluppo di attività di intermediazione. All'interno di un distretto industriale non esistono soltanto soggetti attivi che fanno parte del distretto che producono o che erogano il servizio, ma ci sono anche altri soggetti, vengono a far parte altri soggetti imprenditoriali, altri attori economici, operatori economici che favoriscono tutta la filiera produttiva, anche con l'attività di intermediazione, per esempio aziende che si occupano di trovare le commesse adeguate con le multinazionali, no? Da poter far sì che esse diventino clienti del distretto industriale in sé per sé, ok? Quindi questi sono i punti di forza tradizionali nelle economie statiche. Nelle economie dinamiche i punti di forza quali sono? La flessibilità e l'apprendimento. Quindi, qua ritroviamo un po' quello che ci siamo detti all'inizio di questa dispensa. È inutile che ci risoffermiamo. Comunque, i punti di forza tradizionali quali sono? Sono innanzitutto quelli volti alla riduzione ovviamente dei costi, tutto là sta. Realizzare delle economie di scala, realizzare una riduzione dei costi, come costi di transazione, che sono i costi di negoziazione, attivazione, controllo. E poi qui lo specifica nel dettaglio. Le nuove sfide. Allora, i punti di forza, dice qui, tradizionali del distretto, però, sono messi in crisi da una tendenza che cresce, che ha un peso sempre più crescente. Quale? L'internazionalizzazione nei mercati di fornitura, e siamo sempre nell'ambito dell'internazionalizzazione. La diffusione di tecnologie informatiche per trasmettere i dati e le conoscenze. Quindi vedete, questi sono aspetti che in un certo senso rappresentano dei momenti, rappresentano dei fattori critici per il tradizionale distretto industriale. E quindi un distretto industriale deve tener conto, perché si possa oggi come oggi creare, della internazionalizzazione dei mercati di fornitura. Deve tener conto di come ormai le tecnologie informatiche ci permettano nuove forme di trasmissione dei dati. E poi soprattutto deve tener conto anche del crescente peso che hanno le attività di servizio e non di produzione. Una volta l'azienda produceva e si trovava il proprio cliente. Oggi come oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, non è più così. Ok? Ma bisogna rivolgersi anche o a soggetti terzi che svolgono questa attività di intermediazione d'affari, oppure deve creare un brand suo che possa permettere di fare solo ed esclusivamente questo. E tutti questi sono fattori che oggi sfidano la solidità del sistema sociale locale.
e delle sue competenze, nonché anche del suo linguaggio inteso come linguaggio interpretativo del sistema produttivo. Qui poi trovate una scheda che riguarda i percorsi di sviluppo dei distretti. Vedete formazione, sviluppo e maturità. La formazione ti porta alla specializzazione di fase. Con lo sviluppo si ha la creazione di un'area di sistema integrata e la maturità poi viene raggiunta nel momento stesso in cui praticamente cosa succede? Già si presuppongono, si vede da lontano la possibilità di un declino, di una delocalizzazione, di una gerarchizzazione per le linee interne, cioè nella fase della maturità di un'impresa qualsiasi, grande, piccola, di un distretto industriale, ma diciamo di un'impresa nel senso generale. E il ciclo evolutivo dell'impresa è praticamente è una curva che nel momento della sua massima maturità automaticamente deve già prevedere quali saranno gli aspetti che lo porteranno al declino, quindi l'impresa quando raggiunge l'apice della sua maturità, quando riesce a vedere quanto più lontano possibile quale potrebbe essere il suo declino e quindi riesce ad adottare le giuste strategie e soluzioni per mantenersi a livello alto quanto più lungo possibile. Poi qui troviamo alcuni aspetti riguardanti ciò che specifica, che individuano le imprese, ciò che individua le imprese di servizio, poi ve lo vedrete con più calma. Produzione nei servizi, differenza tra attività industriale e attività terziaria, qui stiamo già andando più nel dettaglio. Vedete il marketing. Per quanto riguarda il marketing, nell'attività industriale è una funzione interrelata ma distinta, intercorrelata, ma distinta da quella che è la produzione. C'è una correlazione tra l'immagine dell'azienda e l'immagine del prodotto. Il prodotto può essere esibito già prima dell'acquisto nell'attività industriale e il prodotto può essere acquistato e rivenduto. Nell'attività terziaria, nell'attività di servizi, il marketing ha una funzione che si fonde con la produzione, cioè con l'erogazione in questo caso. C'è una co coincidenza tra l'immagine dell'azienda e l'immagine del prodotto servizio. Il prodotto non lo possiamo esprimere prima dell'acquisto, c'è cioè un servizio, non lo possiamo noi illustrare se non lo facciamo provare, insomma, questo è. Non si potrà mai capire l'utilità di un servizio che viene erogato se non viene ovviamente erogato. E il prodotto non può essere acquistato e rivenduto. Qui per prodotto intendete sempre nell'attività terziaria l'attività di erogazione dei servizi. E poi ci sono ulteriori altre specificazioni che altre funzioni inerenti l'impresa, la logistica, l'organizzazione, la finanza e basta. Io non sono voluto andare perché sennò è un sistema di scatole cinesi. Quello che a voi interessa è la prima parte, quella della distinzione. Poi per chi vuole approfondire avrete modo. O eventualmente, se avete bisogno di ulteriore materiale, ve lo potrò tranquillamente anche dare. Va bene? Quindi sono pure le 6, credo che per oggi terminiamo. Non siamo riusciti a vedere il discorso dell'ICE, vediamo un po' di affrontarlo magari domani mattina in prima battuta per poi andare ad affrontare gli argomenti previsti. E poi ci sono anche degli esempi di esperienze imprenditoriali che ci ha portato Gabriel che vediamo un attimino di dargli anche un'occhiata, ok? Va bene. Allora, ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione. Va bene? Ci vediamo domani mattina. Arrivederci.